È un giocatore esperto che sicuramente ci può aiutare tantissimo, perché comunque per quanto i ragazzi stanno facendo bene, perché i ragazzi giovani stanno facendo un campionato strepitoso, però nei momenti importanti avere giocatori di esperienza fa la differenza, quindi anche per quanto mi riguarda. L'acquisto di Pola, che è un acquisto importante anche per il sottoscritto. Ecco. È normale che dopo due sconfitte a livello mentale non si può stare come quando fai due vittorie, però noi dobbiamo cercare di stare concentrati il più possibile sul lavoro sul campo e di cercare di guardare il meno possibile i fattori esterni, cioè risultati, classifica, così cercare di concentrarci sul giornaliero e lavorare sodo e per fare più punti possibili. Poi tra un paio di mesi vedremo dove siamo, ecco. Però dobbiamo cercare sicuramente di fare più punti, ecco. Ivan non sta vivendo un bel momento, e non sta vivendo un bel momento perché non è abituato a rimanere fuori e sta soffrendo tanto perché non ci può aiutare, e più che altro che sta cercando in tutti i modi di capire bene che tipo di problema ha questa caviglia, e sta facendo fatica a uscirne, e questo mi dispiace, perché comunque quando uno ha un infortunio sa quello che ha e cerca di curarlo per rientrare il prima possibile. Quando sei un po' che speri di capire ancora bene che cosa hai, e dopo entri in un vortice un po' brutto, e io l'ho passato l'anno che abbiamo vinto il campionato, che fino a gennaio non stavo bene col ginocchio, quindi so cosa vuol dire. Cerchiamo di stargli il più vicino possibile, però lui comunque è sempre qua presente, e da capitano ci dà una grossa mano comunque. Il nostro stadio deve essere un punto di forza, e quindi niente, no, mi auguro di fare più punti possibili. Mi auguro di pensare, prima di tutto, dobbiamo pensare a questa partita e cercare di farla nel miglior modo possibile, perché affrontiamo una squadra forte e in salute.